Ciao ragazzi e bentornati al Dermiti Show! Allora, Giada? Cosa c'è? Perché sei con le mani dietro? Mi stai nascondendo qualcosa? C'è un po' di prurito qui dietro. Ma che prurito? Sto grattando. Ma che grattando? Fammi vedere. C'hai qualcosa che voglio vedere anch'io? Sì, Johnny, è una super sorpresa. Guarda un po', è uscito un nuovo Panini Magazine. Bellissimo! Sì, e guarda cosa puoi trovare. Cosa posso trovare? La versione di Saguro Oro. Vuoi aprire? Sì. Dai, fammi. Posso aprirla? Sì, apri. Hai detto la versione di Alfa Saburo Oro? Sì, voglio proprio vedere, vai. Wow, tieni. Wow, guardate bambini, bellissimo! Fai vedere. È straoro. Wow. È mio. Che dite amici, guardiamo un po' il Panini Magazine, dai. Allora, all'interno possiamo trovare tantissime storie inedite. Sì, fumetti, bellissimi. Ne leggiamo uno, vai, allora. Signori, signori, amiche, amiche. No, adesso Johnny, dobbiamo andare avanti. Allora, guarda, ci sono tantissime cose Marini, che si possono trovare. Sì. Possiamo trovare dei disegni da colorare, guarda, dei giochi. Facciamolo vedere bene. E ci siamo anche noi. Il nostro super Gormiti Show, mi raccomando. Sì, il super quiz. È vero, il cruciverba gormitico. Sì, e poi ci sono tantissimi lavoretti. E ci sono anche due poster. Due super poster. Va bene, Giada, io intanto che mi guardo questo bellissimo... sai cosa mi è venuto in mente? Che cosa? Una bella sfida. Giada, avendo in mano lui... E io sono pronta a batterti questa volta. Allora, Giada, no. Oh Giada, finalmente perdi di nuovo. Allora, questa volta vinco, Johnny. Giada, è impossibile. Sì, me lo sento. Te sempre così dici e poi... Sì, no, questa volta me lo sento Giada, davvero. Ti ricordi il mio motto? Johnny? No, non è molto bello quel motto. Johnny vince di nuovo, era una cosa del genere. Vai, allora io scelgo questa qua davanti. No, Giada. No, perdi con quello. No, vincerò. Tu dici così solo perché sai che vincerò. Vediamo. Fammi sentire. Wow. Va bene, proviamo, dai. No, è bellissimo. Allora, chi hai trovato tu? Allora, io ho trovato bellissimi. Hydros. Io sai chi ho trovato? Chi hai trovato? Hydronok. Hydronok, che carini. Che bello, non l'avevo mai visto. Neanche io, adesso li apriamo per bene e... Aspetta, Johnny, dai. È un attimo, Giada, sono due. Allora, che belli che sono. Troppo carini, guarda. Ah, sono staccati. Eh sì, perché loro sono due teste, no? Guarda, ok. Allora. Allora. Sì, ok. Non c'è il piede, giustamente. Fallo vedere. Guardate. Non c'è il piede perché il loro numero è scritto sul lato. È scritto sul lato. Eh sì, io sto guardando sotto. Allora, nella card che cosa hai trovato? Allora, inizio io. Il numero 7. Ok, io il numero 6. Va bene, fino a qua. Sento che vincerò. E sotto il piede o nel lato? Allora, sul mio lato ho il numero 5. Anch'io il numero 5. Però sulla card ho il 7, quindi... Ha vinto Johnny! Vabbè, ma era normale Giada, guarda, alla fine loro sono cattivelli, devono perdere, quindi sono contento che hai però vinto. Però vedi che il tuo motto non ha funzionato? Me lo sentivo che vincevo. Ma sì, ma sono contento che hai vinto, però sono contento perché mi piacciono un sacco i droni, che guarda che si staccano, bellissimi. Però Giada, facciamo così, visto che ho perso, proseguiamo la puntata. Proseguiamo, fai la magia. Ok. Ciao Nicola! Ciao Nicola! Ciao! Ciao! Ma che bella, è la maglia di Gormiti addosso! Ma che bella che è! Tutta, è gialla! È gialla fluo qua! Bellissima! Come stai? Bene! Oh, sei contento di essere qua con noi? Che ci vedi? Sì! Che carino! Quanti anni hai? 4! 4! Wow! Ma facci un po' vedere, dietro hai un sacco di Gormiti! Fa vedere un po', cos'hai lì? Facci vedere. Wow, guarda quanti. Vai, prendi. Qual è? Quello cos'è? Chi è? Vieni, portalo più vicino. Dronok. Wow, che bello. Wow. E poi facci vedere un po'. Ce n'è uno preferito? Sì.
Ce lo fai vedere che siamo curiosi? Eh sì, noi vogliamo sapere qual è il tuo preferito. Ah, lo sta scegliendo già, da vedi. Da, 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 da. Vediamo chi è. Vieni un po' più di qua. Bravissimo. Ah, è Lord Sol, vero? Perché è super forte. È fortissimo, lo so. Lo sai che il mio preferito invece è Lord Carrion? E invece il mio è Lord Titano. È solo Lord Titano. Allora, noi sappiamo che tu vuoi fare una sfida, vero? Sì. Ma... Allora, adesso noi ti faremo scegliere chi di noi due vuoi sfidare. Chi vuoi sfidare? Johnny? O Giada? Scegli bene, eh. Vai, scegli, scegli, scegli. Scegli tu. Scegli, scegli. Tranquillo. Tranquillo, chi vuoi? Giada. Vai, Giada. Ok, okay. Va bene. Vai, ci allora, sto. Aspetta, io prendo una bustina. Tu c'hai una bustina lì? Lì vicino? Tre bustine. Tre? Ok, allora aspetta, aspetta che la prendo anch'io, aspetta. Devo sceglierla bene. Ok, speriamo che va bene. Sia fortunata. Io questa. Tifo per tutti e due, dai. Allora, sei pronto? Sì. Vai, al allora. Mio tre. Io sono, fatemi okay. fare l'arbitro. Ok, almeno. Ok, va bene. Al mio tre, apriamo. Uno, due, tre, via. Dai, vai, apri, apri, vediamo, vediamo. Allora, io dirigo la gara. Allora, tieni un secondo. Guarda che ha trovato lui. Aiutami. Allora, io apro questa. Nicola, chi hai trovato? Io ho trovato Krobok. Krobok? Wow, aspetta, dammi qui. Tieni questo. Krobok è un cattivo. Wow, io ho trovato... Più di qua, più di qua. Okay. Io ho trovato Hydros. Allora, abbiamo, ragazzi, abbiamo Hydros contro Krobok. Ok? Allora, adesso vi chiedo, sulla card, che numero avete? Io 8. Bravissimo! E tu? Aiuto! Io numero 7. Allora, caro Nicola, tu devi sapere che Giada, aspetta un attimo, sennò qua mi sgridano in produzione, però mi avvicino. Perde sempre! Non è vero, ogni tanto vinco, ogni tanto. Quindi allora, tu hai il numero 8 e il numero 7, invece sotto al piedino che cos'hai? Io il numero 4. Ok, quindi 8 più 4 quanto fa? 9, 10, 11, 12. Ok, Giada, bisogna contare. Sì. Invece 7 più? 6. Ah, 7 più 6 quanto fa? 13. E quindi chi ha vinto? Chi ha vinto? Giada. Giada. Ho vinto io. Ma ti è andata bene, non vinci mai. Allora facciamo una così. Volta, facciamo una facciamo una così, facciamo così Nicola, visto che facciamo la rivincita, prendi un'altra bustina. Ti regalo questi. Ok. Vediamo, adesso Ok, allora, vai. Vediamo se mi riesce a battere. Vai, apriamo la bustina, veloci. 1 2 3. Vai, apri, apri. Veloce, 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 forte, forte, Nicola, come un vero gornito. Dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Io leggo il numero sotto il piede. Ok. Aiuto. Wow, che bello questo. Ok, che hai trovato? Io ho trovato Zephyr. Zephyr. Ma sai che anche io ho trovato Zephyr? Ah, attenzione, 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 abbiamo Zephyr contro Zephyr, ok. Due Zephyr. Nicola. Allora, nella card. Che numero hai? Numero 7. E il numero 7? Anche il numero 7. Io leggo quello sotto il piede, posso? Oh, portami fortuna, Giovanni. Dai, ti porto fortuna. Nicola, tu che numero hai sotto il piede? 2. Vuoi sapere che numero ha sotto Giada? Aspetta, dimmelo prima a me. Aspetta, dimmelo prima. Allora, quindi 7 più 2 fa? 9. 9. Giada. Così almeno lo so già. Giada. Ok, puoi dirlo, Johnny. Giada al numero 1. Così impari. Ha vinto. Quindi hai vinto lui. Ha vinto Nicola, bravo. Dai, una volta ciascuno. Bravissimo, Nicola. Salta. Una volta ciascuno. Bravo, Nicola. Fammi la, forte. Fammi la mossa di un campione gormitico. Wow! Nicola, noi grazie per essere stato con noi. Adesso noi ti dobbiamo salutare, però. Andiamo super abbraccio. Prima di salutare, prima di salutarti, noi finiamo la puntata così. Guarda, guarda. Apriamo le braccia.
e ci abbracciamo. Stringi forte forte. Oh, perché così ci siamo abbracciati virtualmente. Ciao Nicola. Ciao, un bacione. Grazie, sei stato fortissimo. Ciao. 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 Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, come state? Dove siete? Fatemi vedere! Venite un pochino più vicino, così vi vediamo bene. Venite davanti alla fotocamera. Allora, presentatevi. Presentatevi. Io sono Edoardo e ho 8 anni. E io sono Edoardo. Roberta. Roberta? No. Io sono Roberta e ho 6 anni. Roberta? 6 anni. E Andrea ha 2 anni. Aspetta che non ti vediamo, Andrea. Eccoti. Ciao, Andrea. Un passo indietro. Vabbè, lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo. E lui è il piccolino. Eccolo, eccolo. Ciao, Andrea. Bello. Lui è il piccolino di casa? Sì. È il più piccino, vero? Eh sì, Allora, come state? Cosa state facendo di bello? Stavate giocando mentre stavate aspettando? Sì. A cosa stavate giocando? Stavamo sistemando la nostra collezione. Perché? Giusto, perché sì. Adesso volete farcela vedere. Allora, vedi, lei ha già l'arma. Tu hai l'arma di Carrion, lui ha l'arma di Tritium, Poi, fateci un po' vedere la vostra collezione. Ma giocate a fare combattimenti con quelle armi? Eh sì, come noi, Andrea, wow, guarda! Lo zaino! Fateci vedere, dai, venite. I quaderni. Fateci vedere tutto. Il diario. L'astuccio. Che bello quell'astuccio. Bellissimo. Il diario. Portateci il vostro gormita. Vedete anche una torre laggiù. Eh sì, c'è la torre laggiù degli elementi. Ma qual è il vostro gormita preferito? Portatecelo qui. Fateci vedere qual è. Portatelo vicino, così lo vediamo bene. Impossibile. Aspetta che... No, questo è uguale a te. È che lo vedo... è uguale a te. È uguale a me. No, ho detto che questo piace anche a te. Koga. Ah, piace anche a te. È Koga, lo so, infatti stavo dicendo è Koga. Infatti, no, perché lo vedevo un po' sfocato davanti alla porta. C'è anche il titano, c'è il titano degli elementi. Fortissimo, guardate un po'. Guardate chi c'è. In versione gigante, più alto di Johnny. Guarda quanto è grande. Mi piacciono tutti. Cos'è un Hyper Beast quello? Ma qual è il vostro preferito? Non avete uno preferito? No. Ma che state facendo? Avete un gormita preferito? Sì. Sì, mi dite qual è? È il titano. Allora, Roberta è il titano. Il tuo Koga. Lui? Vabbè, oh, siete fantastici. E lui? Il piccolo Andrea? Koga pure. Ma con i gormiti cosa fate? Fate delle storie? Cosa fate solitamente? Cioè, andate in cameretta e? No, sì. Faccio tantissime cose. Tipo, dimmene una. Cosa fate con i gormiti? Facciamo una storia. Una bella storia. Ma le inventate tutti insieme di solito? O uno di voi dice, facciamo questa storia? O tipo, io uso un cattivo, no? Io uso Carrion. Come fate a giocare? Cosa come ve li... Lo sai, prendiamo i gormiti e poi facciamo la storia. Ne facciamo Ok. Come facciamo noi? Come facciamo io e Giada? Come facciamo noi nelle puntate? Ma il Gormiti Show lo guardate, vi piace? Sì! Piace, bene, bene. Ma c'è una puntata che vi piace? Io qua so Arjen. Che si sta, va bene, giusto. E la testa. E dico, ciao. Voi avete dietro un mobile che avete costruito apposta per tenere dentro i gormiti. Io so una cosa, Johnny. Cosa sai? Loro sono gli unici, sì, davvero, gli unici che hanno un hotel per i gormiti, vero? Avete l'hotel gormitico? Sì. Ma davvero? Ok, sono gli unici, perché è famoso questo hotel. Wow. Tutti i gormiti vanno in vacanza lì da loro. Ma possiamo venire in vacanza anche noi lì, quello che è bellissimo. Ma chi ve l'ha fatto quel mobiletto? Chi l'ha costruito? L'avranno costruito loro, Giada, no? Con voi tre? L'ha costruito nostro zio.
Siamo sullo zio Vincenzo che è un falegname. Zio Gigetto? Vincenzo. Ah, zio Vincenzo, ho capito, zio Gigetto. Zio Vincenzo è un falegname. Se avevo capito zio Gigetto, cosa ci posso fare? Lo so io. Johnny, devi stare attento. Va bene, non mi sgridare come sempre, ok? Ma che bello, è bellissimo. Bellissimo, bimbi. Allora, noi adesso vi dobbiamo salutare. Guardateci, giratevi verso di noi. Andate davanti alla fotocamera. Fate un passo indietro. Fate un passo indietro, così vi vediamo tutti e tre. Ok. Adesso fate quello che facciamo noi. Aprite le braccia. Aprite le braccia. Ok? Ok, e stringiamo forte, così un abbraccio super gormitico virtuale. Va bene, e con questo noi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi, siete davvero fantastici, molto divertenti e simpatici. Ciao bimbi! Ciao! Ciao Andrea! Andrea! Ciao! Andre, concentrato. È impegnato a inventarsi la storia. Andre deve giocare. Ciao! Ciao! È arrivato il momento della bacheca gormitica. Sì, ci sono arrivati dei disegni, un bellissimo lavoretto. Un bellissimo lavoretto e con la dedica. Allora, Matilde ci scrive: ciao ragazzi, come state? Siccome so che vi piace tanto viaggiare, ho deciso di portarvi su Gorm a bordo della fantastica Iscador creata da me. A voi piacerebbe poter viaggiare con la fantasia a bordo di una nave volante? Wow, intanto Matilde, grazie, i tuoi lavoretti sono sempre super. Hai davvero fatto un lavoretto molto molto bello. Ma io immagino, esatto, io mi immagino proprio la difficoltà e la pazienza nell'incollare pezzettino per pezzettino. Chissà quante ore impiegato. Bellissimo, e per rispondere alla tua domanda, wow, sì, viaggiare al bordo di una nave volante, bellissimo. Sarebbe troppo bello, invece di prendere un aereo, salire su una nave. Sarebbe molto da favola, sì. Bello, sì. Piacerebbe. Ok, vado avanti io, grazie Mati, sì. Vado avanti io. Ciao, sono Mattia, ho 5 anni, adoro i gormiti e soprattutto l'energia alfa. Per questo vi giro una mia foto con un disegno di Lord Sol che dedico a Giada e Johnny. E specifica una cosa che mi ha fatto molto sorridere nel leggere la dedica. Nel disegno Johnny è scritto con la H. È colpa di mio papà, dice Davide, dice Mattia. Perché sa che tu ti arrabbi. Esatto. Io non so ancora scrivere e mi sembra che anche lui ha ancora qualche difficoltà. A proposito di mio papà, vorrebbe chiedervi quando caricate sul canale YouTube nuove puntate, lui si vergogna un po' e quindi ve lo chiedo io. Un abbraccio Mattia. Non mi sono arrabbiato, anzi mi ha fatto davvero tanto sorridere. Sì, il mio nome si scrive senza H. Comunque, grazie. E per quanto riguarda le nuove puntate dei Gormiti, ancora noi non lo sappiamo, dovete continuare a seguirci, giusto Giada? Giustissimo. Johnny, la puntata è finita. Esatto, voi potete continuare a mandarci i vostri disegni, le vostre dediche, i vostri messaggi, potete mandarci la vostra collezione, potete partecipare con noi virtualmente al Gormiti Show. Basta che vi collegate al sito gormitishow.com. Esatto, lì ci sono tutte le informazioni. Già è finito l'episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Allora, devono seguirci. Devono seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube, iscriversi al canale, mettere tantissimi like e condividere il video. Basta, prendo un pochino di respiro. Un saluto da Johnny. E da Giada. Ciao.